Grazie Presidente. Allora, molto velocemente, ovviamente dichiaro il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle a questa delibera. E, importante, insomma, come tutte le altre che abbiamo votato finora, anche questa molto attesa e riguardante appunto la stessa società, sia nel piano di zona La Sorta che nel piano di zona Borghesiana San Paolo. Volevo approfittare velocemente, so che è veloce in dichiarazione di voto, per dire che come Presidente di Commissione un anno fa avevo convocato una commissione proprio sul tema delle assegnazioni. Una commissione, devo dire, abbastanza, diciamo, passatemi il termine, movimentata proprio perché in quella sede, diciamo, non avemmo risposte soddisfacenti da parte degli uffici. Volevamo proprio conoscere le attività che sta portando avanti il tavolo tecnico coordinato dal vice direttore generale Botta. Anche il presidente Chiossi ha poi convocato recentemente sullo stesso tema. Io ritengo che, essendo passato tanto tempo dalla prima delibera che abbiamo votato e poi ne sono seguite altre, siccome a tutti, come abbiamo già detto anche nella scorsa seduta sul piano di Monte Stallonara, sta a cuore questo tema delle assegnazioni degli immobili, mi unisco anche io all'appello, diciamo, nei confronti dell'assessore Montori, che si è sempre prodigato per questo tema, per riferire all'Aula sulle attività e sul punto in cui questo tavolo è arrivato, perché se ci sono degli ostacoli anche normativi che impediscono la riassegnazione di questi immobili, è bene che tutti i consiglieri e che l'Aula sia messa al corrente di questo. Se ostacoli non ve ne sono più perché sono stati superati, allora è giusto anche che l'Aula sia messa al corrente sulle tempistiche per arrivare a Dama e quindi per attuare completamente queste delibere. Ricordo e chiudo che comunque questo è un tema che riguarda urbanistica, ma per quanto riguarda le riassegnazioni o comunque le acquisizioni al patrimonio, è coinvolto anche il Dipartimento Patrimonio e quindi il relativo assessorato, per cui se in commissione o in aula o con una relazione, in qualunque modo gli assessori ritengano opportuno, vogliono insomma fare il punto della situazione e delle attività di questo tavolo tecnico, ovviamente ne saremo tutti contenti. Grazie.